Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e... qui è Francesca, o Frenchy Dreams. Frenchy Dreams, perché ragazzi, se non lo sapete, Francesca ha aperto il suo canale YouTube, link in descrizione. In ogni caso, oggi vi mostrerò i miei nuovi acquisti. Ragazzi, sono qua davvero carichi. Il primo praticamente è questo qui, dei DVD di Dragon Ball. Faremo l'unboxing dopo. Ma ragazzi, le vere cose fighe sono all'interno di questa busta. Quindi guardate il video fino alla fine per vedere tutto. E ragazzi, avete già capito qualcosa, Francesca che non si trattiene ve lo mostra subito. Questo è il primo, la prima statuetta, la prima action figure di Goku Super Saiyan. Ed è solo la prima delle tre. Queste qua ragazzi sono in anteprima perché saranno vendute credo verso novembre, settembre, ottobre, comunque dopo l'estate. E quello era Goku Super Saiyan, poi tranquilli li andrò ad aprire e ve li farò vedere nel dettaglio. Il prossimo è Trunks, chiaramente sono tutti di Dragon Ball Super, in versione normale, ma la spada ed è davvero stupendo. E il prossimo, Francia, mostralo. Ragazzi, Black Goku Super Saiyan Rosé, è davvero assurdo. Mi raccomando, superiamo assolutamente i 5.000 mi piace se volete tanti altri video come questo dove vi mostro la nuova roba a tema Dragon Ball che vado ad acquistare. Ora però ragazzi, le dovrò andare ad aprire e lo farò in vostra compagnia per mostrarvi tutte le action figure nel dettaglio. Andiamo! Ed eccoci qua finalmente per andare ad aprirle insieme. Ragazzi, fidatevi, sono bellissime, le ho già viste esposte in vetrina e credo che faranno una grandissima figura sulla mia postazione, anche se ancora devo decidere bene dove metterle. Allora, la prima che andremo ad aprire sarà quella di Trunks, poi Goku Super Saiyan e procederemo poi con Black Goku, che credo sia la più bella in assoluto tra le tre. Dai ragazzi, non vedo l'ora. Questo è un po' quello che c'è all'interno, praticamente l'action figure è questa. E poi queste sono le altre due che abbiamo visto poco fa. Le andremo a vedere tutte e tre e vanno a costituire un set completo. Sono ufficiali ben presto, quindi ragazzi, diffidate dalle imitazioni. Andiamo subito ad aprirla, dai. Io vi voglio carichi, dovete lasciare un like se volete che io continui a fare video di questo tipo, spacchettamento di tutte le robe a tema Dragon Ball. Anche se qua mi sa c'è troppo scotch, ma non sarà un ostacolo per noi. Vai così. Sono troppo gasato perché vederle sulla mia postazione credo che sarà davvero figo. Allora, non c'è più nulla all'interno. E l'action figure è avvolta da questa confezioncina. Ed eccola qui. Ci toccherà andarla a montare, ma credo che sia davvero molto semplice. E qua ragazzi abbiamo da subito la base che ci permetterà di vedere un Trunks su di essa. Abbiamo poi le mani di Trunks che cercano in qualche modo di afferrare la spada. È difficile metterla a fuoco perché ecco, è davvero molto molto piccina. Passiamo poi, vediamo a cos'altro c'è qui all'interno della busta. Il coso che ci permette di sorreggerla, non so in italiano come può essere definito sto coso. Scrivetemelo assolutamente voi nei commenti. E procediamo poi, con Trunks in sé, senza la sua dannatissima testa. Ragazzi, abbiamo un Trunks decapitato. Questo perché bisognerà poi andarlo un attimino a costruire. Il tutto è davvero semplice, ragazzi. Ed eccolo qua, Trunks. Riprendi vita. L'action figure si vede di già ed è fatta molto molto bene. Ragazzi, essendo un prodotto ufficiale è chiaro che deve avere degli standard qualitativi abbastanza alti. Ed ecco qua il risultato. Ci sta davvero alla grandissima, ragazzi. Guardate quanto spacca sto Trunks. A me piace un botto, anche soprattutto con i colori. E vediamo, credo che vada posizionato praticamente in questa parte, sì. E con qualche piccola difficoltà finalmente ce l'ho fatta. Quindi ragazzi, ecco l'action figure completa. Al 100% erano davvero pochi pezzi da montare. Quindi direi che la missione è stata compiuta, almeno per la prima delle tre action figure. Ci siamo davvero alla grandissima, ragazzi, e mi piace un botto. Io poi chiaramente vi farò delle riprese ulteriori per farvi vedere tutte le action figure nel dettaglio, in modo tale che voi le possiate apprezzare appieno. Questo quindi era Trunks del futuro. Molto molto bene, e direi di passare alla prossima. E sto parlando di quella di Goku. Quindi ragazzi, l'andiamo ad aprire così come abbiamo fatto con Trunks, con la speranza di non avere le stesse difficoltà, perché vi confesso che aprirla non è che sia stata proprio semplicissima, quella lì di prima. Però ragazzi, eccoci. Sono davvero carico al massimo. E poi il fatto di averle avute un po' in anteprima è stato qualcosa di mitico, mettiamola così. Anche questa volta ci sono un po' tutti i vari involucri del caso. Li andremo chiaramente ad aprire e vediamo un po' come è stato fatto a pezzi Goku. È brutto detto così perché noi amiamo Goku, però è la verità. E infatti è più o meno come Trunks.
praticamente è decapitato. Povero Goku. Ci ritroviamo come prima cosa la base, che credo sia praticamente identica a quella di Trunks. Poi, anche qui abbiamo il cosino che ci permette di sorreggere il nostro Goku, e lo mettiamo un attimo da parte. E poi, finalmente, Goku in tutto il suo splendore e la sua testa, che è rimasta intrappolata, no Goku? Poverino. Quindi, andiamo a montare sto Goku. Qualitativamente, ragazzi, sono stupende. Il prezzo non era nemmeno così elevato. La testa è entrata subito. Quindi, ragazzi, missione compiuta per Goku. E guardate quanto è bello. A me piace davvero tantissimo. E credo che ne valga davvero la pena, eh? Anche esteticamente è molto figa anche la posa. E credo che poi vada posizionato qui, in maniera precisa, sulla sua base. Ed eccolo qua. Ragazzi, ditemi se non spacca in una maniera incredibile. È davvero bellissimo, i colori sono davvero accesi. E questa, ragazzi, è forse molto più bella di quella di Trunks. Ma fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Ci sta la grande anche con lo sguardo. Ed ora, ragazzi, dopo aver visto le due action figure, passiamo alla terza, che forse è quella più bella tra tutte. Anche se, non lo so, non ne sono convintissimo. Dipende molto anche dai gusti personali, eh? Quindi fatemi sapere voi assolutamente nei commenti cosa ne pensate. Quindi eccola qui. Allora, andiamo subito a spacchettarla come abbiamo fatto con le altre. Ed eccolo qua, ragazzi, Black Goku Super Saiyan Rosé. Mi dispiace per Trunks, perché anche quello, ragazzi, potevano farlo come Super Saiyan, eh? Magari, che ne so, in Super Saiyan Rage poteva essere qualcosa di davvero incredibile. Invece no, hanno preferito non sprecarsi. Ed eccoci qui, credo che ormai ci siamo. Anche stavolta abbiamo la solita base in pietra. Credo che in qualche modo, ragazzi, tutte le statue andranno messe vicine, tipo andando a formare, non so, un action figure ancora più grande. Anche qui ci ritroviamo il cosino che ci permette di tenere sospesa l'action figure. E poi, ragazzi, ecco a voi Black Goku. Prima il suo corpo, come sempre, e poi eccolo qua, ragazzi. Allora, andiamo subito a montarlo e credo che ce l'abbiamo di già fatta. Quindi tutto molto semplice e l'effetto è davvero incredibile. Se notate, ve lo faccio notare da subito, le due pose sono praticamente identiche, o meglio speculari, cioè fanno la stessa posa e vanno a scontrarsi in qualche modo. Anche per Black Goku c'è lo spazio per tenere sospesa l'action figure, ma questa volta sulla gamba e non sulle chiappe. Però ci sta, ragazzi. Questa spacca davvero tantissimo, secondo me è la più bella delle tre, nonostante abbia una posa molto simile a quella di Goku. E in ogni caso si vedono davvero molto bene i dettagli, come ad esempio l'anello che ha Black Goku nel corso di Dragon Ball Super. Quindi, ragazzi, secondo me ci sta davvero tantissimo. Un action figure molto bella e soprattutto un Super Saiyan Rosé, ragazzi, come action figure. Cosa volete di più dalla vita? Secondo me è davvero bellissima e vale la pena di almeno vederla da vicino. E ora la cosa bella è che bisognerà trovare una combinazione per mettere vicine praticamente queste action figure. Chissà come vanno posizionate, magari datemi voi un'idea. Forse in questo modo, ragazzi, anche se non ne sono sicurissimo, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Però sembra che ci siano gli spazi appositi per metterle proprio in questo modo. E secondo me, ragazzi, non sono per nulla male. A me hanno fatto impazzire non appena le ho viste. Ma non è finita qui. Non dimenticate infatti che abbiamo ancora i DVD di Dragon Ball. Questi, ragazzi, come vi ho detto all'inizio del video, praticamente raccolgono tutta la prima serie. Sono divisi in due box e li ho presi quando erano in sconto su Amazon. Quindi, ragazzi, praticamente li ho pagati a metà prezzo ed ero contentissimo di sta cosa, perché il prezzo era davvero eccessivo, un po' elevato. Però mi piaceva davvero tanto l'idea di rivedere un po' la prima serie di Dragon Ball. Il cofanetto con entrambi i due piccoli cofanetti, che in realtà contengono davvero tanti DVD, mi pare sia venduto solo su Amazon. Però, ragazzi, lo volevo un po' a tutti i costi. Ed eccoci qua. Quindi abbiamo il primo box, che contiene ben 11 DVD, mentre invece il secondo ne contiene 10. Quindi uno in meno, ma è chiaramente per concludere poi la serie. Ragazzi, credo che ci siano all'interno dei booklet esclusivi, quindi dei piccoli libricini di 28 pagine, la guida ai personaggi, ma noi che siamo amanti del mondo di Dragon Ball direi che li conosciamo anche abbastanza bene, no?
Ragazzi, rivedere tutta la prima serie era qualcosa che mi mancava da un po', perché dai, diciamocelo, abbiamo visto davvero tante volte Dragon Ball Z, ci è capitato di rivedere Dragon Ball GT, soprattutto perché ci sono trasformazioni fighe e tutto quanto, però ragazzi, abbiamo visto, almeno io, parlo per me, poche volte tutta la serie di Dragon Ball. E quindi eccolo qua il libricino, credo che, ecco, raccolga diverse immagini con tutti i personaggi, forse anche dei piccoli riassunti di ogni singolo episodio, o in generale, come si dice, la trama, la sinossi, non ricordo qual è il termine specifico. E qua finalmente ci ritroviamo tutti i DVD. Oh mamma mia, qualcuno lo stavo anche per rimuovere. Anzi, era già forse un po' fuori di suo, eh? Ognuno dei DVD ha chiaramente un'illustrazione diversa, non è una cosa scontata, perché in altre occasioni ho visto fare diversamente. E ci sono un po' tutti i personaggi principali, quindi abbiamo Goku, Pilaf, il maestro della tartaruga, ed eccoli qua. Quindi ragazzi, spaccano davvero tantissimo. I DVD in totale abbiamo detto che sì, mi pare siano 11 e contengono in totale 81 episodi, se non sbaglio. Questo dovrebbe essere il numero di episodi contenuti all'interno del primo box. Poi andiamo a vedere il secondo box. Credo ci sia qualche episodio in meno, essendoci un DVD in meno. È chiaro che sia così. Anche in questo caso, subito la carta lanciata via e ci ritroviamo un bel piccolo. Qui abbiamo Yamcha, ancora molto molto giovane, e andando ad aprire ci ritroviamo, eccoci qua, un po' tutti i DVD. Questi qua vanno dal 12 fino al... vediamo un po', c'è il libricino che tra poco vediamo. I DVD sono tanti, ragazzi, in totale credo che siano 21 dischi, sì, quindi questo è il 21esimo. Ragazzi, guardate che sono davvero tanti. E poi eccolo qua il libricino, vediamo cosa contiene, anche in questo caso un po' di illustrazioni dei personaggi che amiamo. E poi vabbè, altre illustrazioni e un po' tutte le trame dei vari episodi. Nonostante il colpaccio dei DVD di Dragon Ball che erano in sconto, devo ammettere che sono molto più gasato per le action figure, perché proprio come valore collezionistico credo che siamo su un altro livello. Ragazzi, spaccano davvero tanto e credo che lo possiate notare voi stessi. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale cliccando qui al centro se non l'avete ancora fatto. Guardate altri video di Dragon Ball presenti sul mio canale YouTube cliccando sulle miniature che sono comparse ora a schermo. E alla prossima, ciao!